Gentili telespettatori, buon pomeriggio da Mascalucia. È il terreno di gioco, quello che vedete inquadrato, del Bonaiuto Somma, dove tra poco avrà inizio il match tra le formazioni di Città di Mascalucia per l'appunto e Aquila Calatina. È la 13ª giornata del campionato di promozione Girone D. Velocemente vi do lettura di due schieramenti partendo dagli ospiti di Mister Buoncompagni, che dunque rientra in panchina dopo oltre 3 mesi di squalifica. Ci sono novità in seno alla formazione biancorossa, ma eccola per intero: Polessi, Walli, Jannizzotto, Nicotra, Genovese, Nigro, Giaquinta, Sussò, San Martino, Ruscica e Nobile. Ecco invece quella schierata da Mister Tricomi: Spina, Ricchichi, Di Mauro, Mardilo, Turco, Bentivegna, Garofalo, Andrea Di Mauro, 25, Scuto e Condorelli. L'arbitro dell'incontro è il signor Alfonso Aquilina della sezione arbitrale di Agrigento, assistito da Orazio Attardi di Ragusa e Andrea Breci della sezione arbitrale di Siracusa. Ma adesso un minuto di silenzio in memoria della formazione brasiliana deceduta a seguito della sciagura aerea in Colombia. Partiti intanto. Pronto tallonetto intanto Nicotra per la battuta di questo primo calcio d'angolo. Il traversone di Nicotra, centro aria, la palla lì. San Martina cerca di trovare il varco per la bicicletta, ma respinge la difesa del Mascalucia. Adesso l'attacco, la formazione biancorossa. Ecco l'apertura a destra ancora per Nicotra. Il cross al limite, la rovesciata, respinta ancora dai difensori. L'ha effettuata Nobile. Parte il traversone di Garofalo. La testa sotto misura e poi la prodezza di Polessi, la palla che resta lì, la mette fuori poi Nigro. Pericolo grossissimo per la porta calatina. Doppia battuta ravvicinata, gentili telespettatori, la prima effettuata da Condorelli e la seconda da 25. Si fa vedere, riceve Sussò, serie di finte, cerca di accentrarsi, il numero 8, parte traversone, al limite, la finta buona di Ruscica, non scusate, di Giaquinta, poi dalla distanza la gran battuta di Ruscica, velenosissima, che impegna in maniera severa l'estremo difensore Spina. Chiama lo schema Nicotra, pronto a battere dalla lunetta. Ecco, palla raso terra, la sponda di Giaquinta, il tiro e coi piedi respinge, poi in seconda battuta un difensore, la palla che si impenna, resta lì al limite dell'aria, la mette fuori Scuto. Dunque disimpegna sia pure in affanno la formazione di casa. Scarpetta rossa, scarpetta gialla, scarpetta rossa, scarpetta gialla, con la gialla serve Sussò. Sussò si coordina, parte il cross, a rientrare, è buono, il colpo di testa, la palla in gol, gol, esordio e gol vantaggio di appunto Giaquinta, che porta in vantaggio la formazione delle Aquile Calatine. Tutto questo, gentili telespettatori, esattamente al 32esimo di questo primo tempo. Perfetto cross di interno collo sinistro effettuato da Sussò a rientrare proprio al centro dell'area di rigore. Si fa trovare pronto Giaquinta, che sfiora di quel tanto il pallone per mettere fuori causa l'estremo difensore Spina, con palla inviata proprio sull'angolino basso alla destra dell'estremo difensore bianco-azzurro. Garofalo, Garofalo verticalizza verso il limite, lo stop spalla porta è buono di Bentivegna, scusate, di 25, che cerca di girarsi. Calcio di rigore. Credo abbia commesso fallo Nigro. In due sono intervenuti sull'attaccante bianco-azzurro, sia Nigro che Jannizzotto. L'arbitro, senza esitazione alcuna, ha subito indicato il dischetto dagli 11 metri. 25 contro Polessi. L'arbitro dà il via, il destro di 25, la palla in gol. Il pareggio del Mascalucia al 35esimo. Rimpallo che favorisce Jannizzotto, resta in attacco la formazione biancorossa, parte il traversone, colpo di testa sotto misura, la palla sul fondo. Ancora una ghiotta palla gol per Alessandro Giaquinta, nella identica posizione in cui aveva prima segnato, ma stavolta manda sul fondo. Lungo lancio di Walli, la palla che resta lì sul destro di Giaquinta, la palla agganciata, il tiro e la palla a fondo campo. Incredibile azione biancorossa e prodezza del portiere, credo. Comunque c'è stata una deviazione sul tiro quasi a botta sicura di San Martino. La palla a fil di palo sulla sinistra di Spina. Fischietto in bocca per il signor Aquilina, che dà il via alle ostilità di questa ripresa. Difende molto bene la palla Scuto, Scuto che si gira, si porta ai 20 metri precisamente, Scuto parte il suo destro, la palla in gol. Bella azione di Scuto, è Mascalucia che passa in vantaggio, ma dobbiamo dire dormita generale dalla difesa biancorossa.
Ha difeso palla, prima spara alla porta il numero 10 bianco-azzurro, poi si è accentrato, una volta raggiunti i 20 metri ha caricato il destro, interno collo destro che ha lasciato lì fermo l'estremo difensore Polessi, assolutamente incolpevole in questa battuta a chiudere nell'angolino più lontano. Verso il limite avversario, sfiora di testa, ma ripara, attenzione che favorisce, poi il gol, terzo gol. Autentico sorione difensivo di Wally che consente all'inserimento di Giovanni Di Mauro di far 3. Incredibile. Sembrava essere autentico padrone del pallone Wally su questo lancio di Garofalo in area avversaria, ma ha letteralmente svirgolato la battuta. Questo ha permesso al numero 3 Giovanni Di Mauro di presentarsi tutto solo dinanzi al solito incolpevole Polessi, che viene trafitto per la terza volta. Gran movimento nell'area bianco-azzurra, parte della persona a centro area, colpo di testa, la palla in gol, ha segnato, se non erro, San Martino. Genovese dunque, che è andato ad Armanforte in avanti all'azione offensiva dei biancorossi. Ottimo il cross a centro area effettuato da Nicotra ed è esattamente al 23° di questa ripresa. Accorciano le distanze le Aquile grazie al gol, ribadiamo, del difensore centrale genovese. 3-2 il parziale. La palla lanciata in aria che danza lì, commettono fallo in attacco i biancorossi, c'è punizione a favore del Mascalucia. Nulla di fatto. Gioco che comunque è rimasto fermo in più di una situazione, ci saranno almeno 4 minuti da recuperare se non 5. L'estremo difensore Spina si incarica della battuta di questo piazzato. Il suo lancio verso la tre quarti avversaria, nella zona di scudo. Commettono fallo i biancazzurri, dice l'arbitro. Punizione a favore delle Aquile, pronto Genovese sul punto di battuta. Osserva a disposizione i propri compagni. Parte il lungo lancio, sembra ad aggredire l'area avversaria. Sfiora di testa San Martino, stoppa molto bene. Abdullah è per la corrente. Nigro il destro e la palla fil di palo. Clamorosa palla gol mancata da Nigro. Incredibile, gliel'aveva servita su un piatto d'argento l'ottimo Abdullahi in versione assist man. Ottimo lo stop da attaccante di colore in forza delle Aquile Gelatine, che ha messo di piatto destro per la corrente. Nigro, che aveva tutto lo specchio aperto davanti alla porta, indirizzava verso il palo più lontano ma mancava incredibilmente la porta avversaria. E intanto arriva di fatto il triplice fischio del signor Aquilina. Dunque ribadiamo qui dal Buon Aiuto Somma di Mascalucia, gentili telespettatori, Mascalucia 3, Aquile Calatine 2, è tutto, la linea può tornare allo studio.